Siamo qui riuniti per esaminare il bilancio del quinto esercizio di attività. Il primo bilancio del 2010 relativo a soli 3 mesi di attività. E poi dopo il 10 abbiamo provato 11, 12, 13 e 14. Quindi è il quinto bilancio. Dunque, è l'anno 2015, il giorno 18 del mese di aprile, siamo infrascati via Tuscolana Vecchia 109 presso l'hotel Villa Mercedes, alla Campi Terni. Sono via Tuscolana 20, via Tuscolana 20. Via Tuscolana 20. Abbiamo messo la nostra sede. Grazie. Veniva convocata per le ore 9 in seconda convocazione all'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Frascati di Credito Cooperativo, società cooperativa per azioni. La prima convocazione prevista per il giorno 17 aprile in Frascati presso la sede sociale all'ora 17, non è stato raggiunto il quorum costitutivo. L'assemblea è convocata per discutere e deliberare il conseguente ordine del giorno, politica di remunerazione informativa all'assemblea, bilancio del 31 dicembre 2014, deliberazioni inerenti e conseguenti. Terzo, determinazione ai sensi dell'articolo 30 dello statuto dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. I punti 1 e 3 sono obbligatori, dobbiamo inserirli, anche se forse non interesseranno molto l'assemblea, ma dobbiamo dare questa informativa. E quindi alle ore 9.30 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudio Ferri, che ai sensi dell'articolo 26.1 dello Statuto assume la Presidenza per procedere all'esame e alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Allora, prima dell'apertura dei lavori, quindi non è invito a nominare il segretario dell'Assemblea, il Presidente dà comunicazione di una lettera datata 8 aprile 15 con la quale il Presidente della nostra Federazione Lazio Umbria e Sardegna, dottor Francesco Liberati, ci chiede, l'invita ad informare l'Assemblea di alcuni fatti che riguardano il mondo delle PCC. Il dottor Liberati ci dice: come ben sapete, da ormai da anni la Federazione è fortemente impegnata nel fornire alle proprie associate una gamma di servizi sempre più ampia, con caratteristiche di qualità, efficienza ed economicità che abbiamo maggiori. Nel contempo ha progressivamente ridotto la contribuzione istituzionale dovuta da ciascuna banca, limitandola a quanto strettamente necessario per la sopravvivenza della struttura e per la sua partecipazione in nome di tutte le associate al movimento del credito cooperativo. Dal 2008 al 2013 i contributi restituiti dalla Federlussa alle BCC ammontano a 2,66 milioni di euro. E il peso di quelli netti sul totale dei ricavi è progressivamente diminuito, passando dal 61 al 34%. Ulteriori contributi per 1,75 milioni di euro sono stati restituiti a valere sul bilancio del 2014 e ai quali vanno aggiunti sconti sui servizi per oltre 435 mila euro. Ciò in un quadro congiunturale quale quello fino ad oggi vissuto, ritengo, dice il nostro Presidente Liberati, rappresenti un segnale di estrema importanza sia per le economie che può aver prodotto nei bilanci delle singole PCC, sia per quanto simbolo tangibile del vantaggio che si genera dalla cooperazione. A questo va aggiunto il lavoro svolto per rappresentare al meglio le associate all'interno del movimento, ruolo che la Federazione ha sempre condotto mantenendo il giusto equilibrio tra l'esigenza di fornire un costruttivo contributo alle iniziative del movimento e la necessità di considerare le istanze delle singole BCC. Orbene, in un momento quale quello attuale, che vede il credito cooperativo alle prese con un passaggio importante nella sua storia, vuoi per gli effetti della crisi economica, vuoi per i suoi mutamenti normativi che lo interessano, vorrei invitarvi ad approfittare della prossima assemblea di approvazione del bilancio per veicolare alla base sociale della vostra banca il proficuo ruolo della Federazione nella sua veste di elemento di unione e potenziamento delle energie delle singole realtà locali.
augurarvi un buon lavoro per proseguire la vostra attività, porgo i miei più cordiali saluti. Per quanto, come ben sapete, avendo partecipato alle precedenti assemblee, nelle nostre assemblee c'è un rappresentante della federazione, a quale poi darò la parola, il dottor Troiani, il quale, se vuole, se desidera, esporrà ulteriori elementi a completamento della lettera inviata al Presidente Liberati, ma c'è un aspetto che approfondiremo più tardi, che è quello della che fine farà le BCC, che cosa il governo si appresta ad approvare per regolamentare il movimento del credito cooperativo. Lo approfondiremo dopo che avrò dato la parola ad altre persone, perché parteciperà a questa assemblea anche il senatore Pinastrolle, che è un socio costituente, il quale insieme ad un ministro del governo, un sottosegretario di Stato, è stato da noi sensibilizzato per sostenere una tesi che la nostra federazione ha approvato all'unanimità. Entrerò nel merito di questo argomento quando interverrà il senatore Astore e ne parleremo anche con il rappresentante del Federus e con il dottor Troiani. Ricordo, per chi non fosse sufficientemente informato, che le BCC sono attualmente, eravamo 566 nel 1998, quando abbiamo costituito la BCC di Frascati eravamo al numero 411, adesso siamo 381, una moria dal 1998 al 2014 di 180 banche di credito cooperativo. A fine 800 le casse rurali, che hanno cambiato nome, le BCC sono le vecchie casse rurali, a fine 800 eravamo 2000, e dei problemi della nostra vita prossima e futura ne parleremo appunto quando interverrà il senatore Astore. A questo punto, sempre prima di iniziare ufficialmente i lavori assembleari, io inviterei il dottor Mario Mariani della mia OLS, nostro non ospite soltanto, ma è un nostro socio, il quale vi rappresenta brevemente la parola per un paio di minuti, una sua bellissima iniziativa che conoscerete già venendo in banca, perché lui mette sempre su un banchetto nella sala operativa un magnifico calendario che produce ogni anno per finanziare alcune iniziative, e quindi do la parola al dottor Mariani.